Benvenuti ad una nuova puntata di In Cucina con lo Chef, con Antonella Carrieri e il nostro chef Nicola Vizzarri. Bene. Cosa ci prepari oggi? Oggi prepariamo dei polipetti con carciofi e patate. Tu di solito come prepari i polipetti? I polipetti io li faccio all'umido. Bene. Se no, li faccio al purgatorio. Bene. Con la pasta, col sughetto. Invece oggi la facciamo in umido, però anziché cadere un po' negli ingredienti generici, aggiungiamo il carciofo fino a quando è disponibile, fresco, riusciamo a fare anche questa ricetta. Patate le troviamo tutto l'anno, menta, quindi possiamo sfruttare l'idea del carciofo. Del carciofo. Perfetto. Cominciamo con una tagliata di cipollotto fresco. Olio extravergine di oliva, puliamo i nostri carciofi, in questo caso ne abbiamo uno. Vediamo come la pulisci, perché può darsi che io pulisco diversamente i carciofi. Di solito vengono tolti prima le parti più dure. Certo. E incidiamo dalla parte di sotto e si va su, si toglie un po' questa parte così, poi quando andremo a togliere la parte superiore dobbiamo stare attenti se non ci sono un po' quella specie di spinette, no? Sì. Che sono fastidiose. Se ci sono, le andiamo a togliere perché sono fastidiosissime quando si mette in bocca. Ecco, quando andiamo a tagliare così, già ci rendiamo conto, aprendolo, che non ci sono le spinette. Bene, mettiamo i nostri polipetti a cucinare. Sembrano che sono vivi, come si muovono. È bello, si contraggono con i propri muscoli. Andiamo un attimo a fare in quattro i nostri carciofi. Ecco qua. E in questa ricetta, come erbetta aromatica, mi è piaciuto la menta. Sì, la menta che con il carciofo sta bene. Col carciofo sta bene, con la patata sta bene. E anche col pesce ultimamente, c'è questa moda di... Non l'ho mai sentito io. Vabbè, c'è sempre la prima volta. Ah, certo. Aggiungiamo anche la menta, puoi girare bene e cominciamo la nostra cottura. Vedi come si arricciano belli? Madonna! Aggiungiamo del sale. Ma io sento il profumo, no? Perché si arricciano. Perfetto. Ti passi per la patate che andiamo a pelare la nostra... metteremo a tocchetti un po' più grande, una trentina di minuti il nostro polipetto si sarà ammorbidito, il carciofo si sarà cotto e la patata pure. Pure me li fanno cucinare tanto tempo i polipetti, dici che perché rimangono crude, è vero? A me, io prediligo sempre la cucina molto veloce, espressa. Quando si cucina l'olio comincia a diventare pesante, quindi avremmo un piatto sicuramente più pesante, difficile da digerire, buono, non metti in dubbio. Ma fa male. Ti capiterà mai qualche volta, ho mangiato questo piatto buonissimo, però tutta la notte, perché ha cucinato troppo. Sì. Dobbiamo prediligere cotture veloci, anche se la patata resta leggermente un po' croccante, quando si mette in bocca, sentire un po' di consistenza, la patata, il carciofo, il moscardino, possiamo prendere polipetti, qualsiasi, un calamaro, una seppia, adesso... Abbiamo adoperato questo perché abbiamo trovato questo sul mercato. Quindi cotture veloci, basta, perché alla fine è quello che non viene esasperata come cottura di sapore, no? Ecco qua, aggiungiamo le nostre patate. Possiamo bagnare con del vino bianco. Anche. O con del brodo vegetale anche, come abbiamo fatto in questo caso. Il vino in questa ricetta non mi piace perché una volta che evapora comunque lascia un po' di acidità, ma con il carciofo che già carciofo è un po', essere. Ecco, già abbiamo la presenza sente. Del carciofo che dà la sua acidità un po' particolare, poi abbiamo questo profumo di menta che unisce tutti i sapori, quindi non preferisco bagnarlo col vino ma con un po' di brodo vegetale, un po' di acqua. Copriamo e lasciamo cucinare piano piano per una trentina di minuti. Di minuti. Perfetto. Ok. Ok. Eccoci qua, Antonella, che bello. I minuti giusti sono passati, 12, 15,
Sai in cucina come facciamo noi? Per ovviamente sentire tutto il profumo delle salse, ovviamente. Fare così? Ah, sì, avviciniamo il profumo. Ah, non che assaggiate. Se no siamo... Bene, i nostri polipetti con carciofi, patate e menta sono pronti. Li andiamo solo ad impiattare. Un mestolo. Andiamo ad adagiare prima le verdure, no? Mamma patate, mia. Carciofi. Ovviamente faranno la base del nostro piatto e poi posizioniamo su i nostri polipetti. Eccoci qua, siamo pronti. Eccoci qua, il suo sughetto, ecco, deve rimanere quasi quel cremoso. Il profumo della menta l'amido. Si sente proprio una cosa... Sì. Eccolo qua, finiamo la nostra ricetta con un filo d'olio extravergine d'oliva. È una decorazione di menta fresca che riprende tutto il suo profumo. Ecco qui, la ricetta è pronta. Ovviamente per percepire profumi, armonia di sapori e colori dovete solo riproporre questa ricetta a casa vostra. Vi diamo appuntamento e vi salutiamo alla prossima puntata, stessa ora su TV6. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.